Oggi vi parlerò di come si può riscaldare un cavallo anche senza doverlo mettere per forza dentro un tondino. In più occasioni ho parlato di fare delle cose che abbiano un senso anche per il cavallo e non solamente per noi. E oggi vi faccio vedere come è possibile, ad esempio, una delle tante maniere, non è solamente l'unica, muovere il cavallo, scaldare il cavallo dopo un periodo magari anche lungo di stop, in una maniera che magari sia un pochino più divertente rispetto a quella che si usa di solito, soprattutto nell'equitazione tradizionale, che è mettere il cavallo nel tondino e farlo sfogare, ok? Sfogare non è una parola che ha un senso, non deve avere un senso per noi se vogliamo fare equitazione naturale. Ma questo fra un attimo, adesso la sigla. Grazie. Buongiorno e bentrovati. Oggi vi voglio far vedere un po' qualcosa che magari non vi serve adesso perché siamo tutti bloccati con questo decreto io resto a casa, ma magari vi servirà quando riandrete a prendere il vostro cavallo dopo questo fermo forzato. Perché dico che vi servirà? Perché non tutti hanno la possibilità di avere il cavallo a casa e non tutti hanno la possibilità nel loro maneggio di poter tenere il cavallo insieme ad altri cavalli all'aperto in cui lui si possa muovere come meglio crede. E quindi cosa succederà? Succederà che magari è un pochino carico quando l'andrete a prendere la prossima volta, avrete un po' da rimettervi un pochino insieme con lui. E se non è stato seguito in maniera accurata con un'alimentazione moderata in questo periodo di fermo, probabilmente avrete da fargli bruciare un po' di energie che si sono accumulate in questo periodo lì e che magari non vi consentono di poter subito entrare in sintonia col vostro cavallo come magari 15-20 giorni fa o un mese fa. Quindi com'è che io scaldo i miei cavalli prima di farci qualsiasi cosa, a prescindere se li devo montare o non li devo montare? Non è una cosa lunga, la potete fare tutti, è abbastanza semplice. Se andate a vedervi i miei video, non faccio cose che non ho fatto già nei miei video, forse uno o due, ma è semplicemente un riscaldamento quasi banale, in cui faccio muovere il cavallo in una maniera che però non sia semplicemente, come mi sono sentito di tante volte, fare il tondino, scaricare il cavallo, far girare il cavallo alla corda. Queste sono cose che nell'equitazione naturale, nel nostro modo di vedere il cavallo, non hanno un senso, ok? Non ha una logica. Perché? Perché sono atteggiamenti e modi di far sfogare il cavallo che lo fanno viaggiare lontano da noi con la mente e non vedano quel momento come un momento di divertimento con noi, ma lo vedano come un momento di forzatura nel fare qualcosa che non ritengono che abbia un senso. Parliamo sempre di cavalli che, è chiaro, in natura il cavallo, per un concetto che si chiama euristica di minimo sforzo, tende a utilizzare le proprie energie per un motivo preciso, non semplicemente perché vuole bruciare la razione che ha mangiato un'ora prima. Poi è chiaro, quando giocano è ovvio che bruciano le loro energie anche in cose che non hanno molto senso, no? È un gioco, però non è che lo fanno per mezz'ora, 40 minuti, un'ora. Se vi mettete a guardare dei cavalli quando giocano fra di loro, giocano 2-3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, ma proprio a sprofondare 10 minuti, ma più di quello no. È
è un modo come altri per loro di tenersi un po' in movimento e anche di creare delle situazioni sociali, cioè mettere a posto un po' quello che è la loro posizione all'interno della piramide sociale del branco. Mentre quando lo prendiamo noi non ha un senso stare 40 minuti a girare nel tondino o di girare alla corda. Quindi com'è che posso fare per diventare divertente? Beh, io vi faccio un esempio, tanto per farvi capire. È un po' come se io devo far sfogare un ragazzo che magari è chiuso in casa da un mese e lo obbligo a correre all'impazzata in su e in giù per un campo. Oppure gli dico andiamo e giochiamo una bella partitella a pallone. Sono due cose che, se vogliamo, da un punto di vista di energia e di sforzo, sono paritetiche. Ma la seconda ha la capacità di creare relazione con, in questo caso, il ragazzo che ho messo nell'esempio. Mentre l'altra no. Nel primo caso, in cui noi lo obblighiamo a correre all'impazzata in su e in giù per un campo, non crea una relazione, anzi, crea una sorta di odio. Ma cosa mi fai fare? Per il cavallo è la stessa cosa. Quindi adesso vi faccio vedere un po' quello che faccio io e vediamo un pochino se riesco a commentarvelo tutto in diretta, altrimenti magari vi metto un pochino di musica, così mentre che vedete cosa faccio e vi rilassate un attimo.
vedete qui c'è un problema, che lei non tiene l'andatura quando mi passa dietro, quindi posso fare un piccolo rinforzo là e aspettare che lei riesca. In questo caso è andata bene, però ho voluto lo stesso fare un piccolo rinforzo. Ecco, in questo caso che è andata bene e che è passato, la fermo. Brava, bravissima, super. Vedete, non è difficile, ma ho rivoluzionato completamente il modo di scaldare il mio cavallo. Ora, lei è, chiaramente non è una settimana, 15 giorni che è in box, anche perché ha comunque un paddock, spesso viene messa fuori insieme ad altri cavalli, quindi chiaramente non era così esplosiva come magari l'avete potuta vedere in un video che ho fatto un po' di tempo fa con lei, quando ho provato a fargli passare la prima volta al guado dell'acqua. C'è un sacco di insetti oggi. Però, come avete visto, quando in un paio di occasioni ho chiesto un pochino di più, lei ha fatto una piccola sgroppatina, insomma, gioca, è normale, è chiaro, è un cavallo, comunque è giovane. E quindi è un po' come dire, giochiamo insieme, muoviamoci, facciamo un po' di cose, facciamo la strettoia, facciamo un saltino, facciamo qualcosa che lei ci deve mettere, sì, energia, ma anche impegno mentale, anche connessione con me, perché sono io che la direziono e gli chiedo di fare determinate cose. Quindi c'è connessione, c'è però anche energia, che è quella che noi magari in certi frangenti vogliamo bruciare un po', perché magari ce n'è un po' troppa, e nello stesso tempo la cavalla sta facendo questa cosa con noi, in sostanza, per dirla semplice. È un modo come un altro per ottenere entrambi quello che vogliamo. E alla fine, come cappello dell'esercizio, abbiamo che riusciamo a mantenere il nostro rapporto, la nostra relazione al top. Infatti, quello che vi misura poi la relazione è quando andate a prendere il cavallo il giorno dopo. Se non vuole uscire dal box o dal recinto, fatemi una domanda. Sicuramente la sessione prima non è andata bene. Almeno non è andata bene dal suo punto di vista. Lei si è un po' eccitata perché ha visto gli altri due cavalli, inquadrali pure. Che stanno giocando, e quindi lei si è un pochino accesa, però come vedete rimane qui con me, tranquilla. Ok, spero che vi sia stato di aiuto questo video e che magari lo possiate applicare appena finirà questo blocco, in modo che avete un'altra idea ora di come potete scaldare il vostro cavallo. Ce ne sono molte, questa è una delle tante, ma l'unica che non dovete fare è andare nel tondino a scaricare il vostro cavallo o farlo girare all'infinito con la corda, anche perché il vostro cavallo, mentre che lo fate, si allena. Quindi se oggi ci mettete mezz'ora per scaricarlo, domani ci mettete 40 minuti, se continuate così fra un mese vi ci vuole 2 ore e mezzo per scaldare il vostro cavallo. Ok? Grazie dell'attenzione. E se vi è piaciuto questo video e se vi piace il mio canale, mettete mi piace, e se volete avere le notifiche quando escono nuovi video, di solito il mercoledì di ogni settimana, comunque se mettete la spunta sulla campanellina vi arriva la notifica ogni volta che esce un nuovo video. Grazie dell'attenzione e alla prossima settimana.